solo nel centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco, con me il dirigente Carlo Metelli. Ecco, in questa stanza è il punto dove arrivano tutte le informazioni dei centri provinciali. Quindi voi avete proprio l'occhio sul paese. Vediamo alle nostre spalle una mappa piena di puntini e questo non è un buon segno. Come sta andando questa la situazione? Ma in questo momento, rispetto alle giornate precedenti, abbiamo una certa pausa sul fenomeno degli incendi boschivi. Questo ovviamente è dovuto al cambio delle condizioni meteo di questi giorni. Però di converso abbiamo avuto molti eventi meteorologici importanti, in particolare nella giornata di ieri siamo stati impegnati, come sapete, in provincia di Avellino, siamo stati impegnati in provincia di Caserta. Quindi è un momento dove si passa repentinamente dal fuoco all'acqua e quindi la nostra attenzione è massima, proprio perché si tratta di rimodulare in questo caso direttamente il dispositivo di emergenza, che si passa appunto da un dispositivo tipicamente di contrasto all'incendio boschivo ad un dispositivo che va invece a contrastare i rischi di tipo acquatico. Quindi diciamo voi fate soccorso nei due estremi, acqua e fuoco. Vedo in questa schermata qui ci sono tutti gli interventi che avete fatto dal 15 giugno, veramente parecchi, oltre 51.000. Sì, la cosa particolare di quest'anno è che il numero degli interventi è aumentato di quasi del 20% rispetto allo scorso anno. Quest'anno il fenomeno degli incendi boschivi, come è noto, insomma, come stiamo vedendo anche dalle cronache, è un fenomeno che ha spostato il suo baricentro nella parte settentrionale del paese. Questo probabilmente è anche indice del cambiamento climatico e del periodo di siccità. Lo scorso anno ci ricordiamo grossi incendi soprattutto in Italia meridionale, in Calabria e in Sicilia. Quest'anno invece il numero degli interventi è diciamo così spalmato sull'intero territorio nazionale e purtroppo l'impegno del Corpo Nazionale è diventato un impegno sicuramente più gravoso. Molto lavoro quindi. Per il momento dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco è tutto, linea a voi.